Salve a tutti amici di Marcos Box e benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di quest'oggi la voglio dedicare a fork e derivate. Voglio conoscere la vostra opinione in merito. Perché? Di fork ce ne sono di tutti i tipi all'interno del mondo open source e del mondo di Linux. Fork di player musicali, un esempio su tutti, Clementine, che non è altro che un fork di Amarok 1.4. Ci sono poi le fork di suite di produttività. Il caso più famoso è senza ombra di dubbio LibreOffice, che non è altro che un fork di OpenOffice.org. Ma ci sono anche fork di interi desktop. Abbiamo Mate, che è un fork di GNOME 2, parti di desktop, Cinnamon, che è un fork di GNOME Shell, o altri fork di desktop interi che non hanno goduto di tanta fama, come Trinity, che è un fork di KDE 3.5. Fork quindi che si realizzano a partire da qualsiasi tipo di programma. Alcuni nascono per esigenze particolari e serie, ad esempio Clementine nasce dall'esigenza di avere un player musicale leggero in stile Amarok 1.4, altri fork nascono per mere esigenze di persone che non vogliono adattarsi al cambiamento. In questo caso mi riferisco a Mate, perché Mate non è altro che un fork di GNOME 2, come vi ho detto prima. Ma è un fork a mio avviso inutile perché porta avanti un paradigma di desktop che già potrebbe essere gli utenti di GNOME 2 potrebbero bellissimamente migrare a XFCE e confluire le loro energie sia lato utente che lato programmatori allo sviluppo di quest'altro desktop che è vivo, è vegeto e gode di ottima salute. Ci sono quindi, come vi ho detto, fork di qualsiasi cosa, alcuni utili, alcuni meno. Parlando invece di derivate, la derivata più famosa è senza ombra di dubbio Ubuntu. Ubuntu non è altro che una derivata di Debian. Da Ubuntu sono nate poi derivate di derivate. Due casi su tutti, Linux Mint e elementari. Ma potrei parlarne per ore, ci sono derivate di tutti i tipi. Alcuni differiscono però di alcuni particolari semplici, alcuni hanno un tema diverso, altri hanno, che ne so, un player diverso impostato, altri hanno più programmi inseriti. È il caso, per esempio, di Linux Mint. Linux Mint per anni è stato una derivata di Ubuntu che come valore aggiunto aveva semplicemente più programmi a disposizione nell'installazione base, i codec. È un tema di icone diverse. Cosa peraltro praticamente inutile. Alla fine conveniva installarsi Ubuntu e installare a parte codec e tutto il resto. Quindi non c'era una vera necessità di utilizzare Linux Mint. Le cose sono attualmente cambiate, ad esempio con l'arrivo di Cinnamon, che è stato sviluppato all'interno di casa Mint. E già in questo caso le cose potrebbero essere viste in maniera differente, anche se per chi ha provato Linux Mint 13 e 14, che sono gli ultimi due release, alla fine sono delle Ubuntu con Cinnamon, che la stessa cosa la possiamo avere se su Ubuntu installiamo Cinnamon o su qualsiasi altra distribuzione, perché altro non è che un'interfaccia, una GUI. Se fossimo nel mondo Android potremmo parlare che è un launcher differente. Quindi, come dicevo prima, derivate, fork, sono viste da molti, me compreso, degli inutili, spesso e volentieri, non in tutti i casi, delle inutili perdite di tempo. Perché? Perché la comunità GNU/Linux è già piccola, abbiamo già problemi nostri, quindi è inutile perdere energie, tempo, ore di lavoro, risorse a sviluppare progetti che sono nati morti o progetti che non hanno uno sbocco futuro. Altri invece pensano che i fork e le derivate siano necessari, soprattutto i fork. Alcuni pensano che siano un valore aggiunto, il valore aggiunto di Linux. Praticamente asseriscono che, ad esempio, se per esempio un programma aveva delle forti potenzialità, ma non è stato sviluppato correttamente nella fase iniziale, il suo fork potrebbe essere in futuro rivalutato. Voi che cosa ne pensate, cari amici e cari lettori? Sono delle dannosità all'interno del mondo di Linux o sono la vera forza linfa del mondo di Linux? A voi la parola, a voi i commenti. Ciao ciao!